Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Episodio 37 del podcast di Vivere in Chetogenica, l'unico podcast italiano dedicato alla dieta chetogenica e allo stile di vita chetogenico. Al microfono il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore su questo tipo di alimentazione e di stile di vita. Oggi parliamo dei motivi per cui potresti voler abbandonare la dieta chetogenica, quelli più frequenti tra i miei pazienti, e soprattutto parliamo di come superarli, di come bypassarli, per continuare con successo quello che è un percorso non solo di cambiamento di dieta, ma anche di cambiamento piano piano di abitudini e di stile di vita in generale. Prima di fare questo, ti ricordo di iscriverti al nostro gruppo di Vivere in Chetogenica su Facebook, che conta ormai quasi 79.000 iscritti, e poi ti ricordo anche che se ti piace questo podcast, aiutami a divulgarlo mettendo le 5 stelline come voto sulla piattaforma da cui lo stai utilizzando, ok? Che sia Spotify, Amazon Podcast, quello che stai utilizzando, metti sempre le 5 stelline. Grazie mille. Inoltre vorrei fare un ringraziamento molto importante e molto grande davvero a chi è stato in diretta giovedì scorso, 12 settembre, al webinar che abbiamo tenuto sulla ripartenza corretta dopo le vacanze. Riprenderemo alcuni temi nel tempo più avanti di questo webinar che abbiamo tenuto, e ti ricordo che il prossimo webinar è il 17 di ottobre e parleremo di caduta dei capelli in chetogenica, quindi faremo un webinar monotematico su questo argomento, dove chiaramente saremo molto 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 estensivi e verticali su questo tema. Un ringraziamento quindi per queste persone, che erano più di 200 collegate in simultanea su questa piattaforma, e spero che il messaggio che volevo passare sia arrivato, ovvero di iniziare questa volta non tanto un'altra dieta per terminarla col ponte dei morti, ma la ultima dieta che poi ci porterà al consolidamento di uno stile di vita sufficientemente sano e soprattutto sufficiente a mantenere il nostro peso dove l'abbiamo portato, ok? Quindi grazie, ci vediamo ovviamente poi al prossimo webinar. Troverete tutte le indicazioni per iscrivervi, sono sempre webinar gratuiti, quindi sono proprio organizzati da noi con tanta fatica, ma completamente gratuiti. Il prossimo webinar verranno pubblicati nel gruppo Facebook, poi a livello di locandina per poter iscriversi, ok? Bene, partiamo quindi da questi temi oggi del perché dovresti abbandonare la dieta chetogenica o vorresti abbandonare la chetogenica, perché alla fine la dieta chetogenica, chi è in chetogenica, chi sta in chetosi, difficilmente si lamenta di problematiche fisiche, almeno superato il primo step, ovvero il keto adattamento, si lamenta di problematiche fisiche, di problematiche di scarsa energia, di sonno che non va bene, di problematiche gastrointestinali. Il principale problema e i principali problemi legati all'abbandono sono di natura comportamentale, cioè sono legati al fatto che questa dieta effettivamente è una dieta più impegnativa di altre per certi versi, per le selezioni che ovviamente vanno fatte in termini di riduzione del numero di quantitativo di carboidrati in grammi, la quantità di proteine da tenere piuttosto medio-bassa e l'aumento invece della quantità di grassi. Quindi queste cose rendono questa dieta un pochino più complessa, almeno a prima vista, di quanto magari altre diete o semplicemente il mangiare a caso, come per la maggior parte delle persone che magari iniziano un programma alimentare, fanno. Quindi questo è proprio un tema che voglio affrontare, perché poi queste difficoltà pratiche e comportamentali poi diventano un motivo magari per un abbandono precoce di questa alimentazione. E dunque,
tante persone abbandonano la keto molto prima rispetto a quanto dovrebbero fare. Questo è un po' il problema. Quindi, e non tanto perché magari il loro nutrizionista ha detto loro di interrompere dopo 21 giorni, non è questo che intendiamo, ma anche andando avanti con questo stile di vita si incontrano delle difficoltà che a livello pratico per molti possono diventare apparentemente insormontabili. Cominciamo dalle prime due che sono la monotonia e il pesare gli alimenti. Ora, il tema della monotonia è un tema che ricorre spesso poi anche nei miei pazienti, soprattutto in chi si ostina, ma presto cambieranno le cose, nel senso che non li forniremo più, si ostina a chiederci i menu settimanali. Menu settimanali, ragazzi, sono l'abominio totale e il tutto il contrario di quello che un programma alimentare dovrebbe insegnarvi a fare. Perché dico questo? Perché i menu sono sostanzialmente delle tabelle, ok, già preimpostate, sia a livello calorico, a livello di proporzioni proteine, carboidrati e grassi, ma semplicemente applicare in maniera passiva, in maniera automatica, in maniera meccanica un piano alimentare di una settimana per 2, 3, 4 mesi, ovviamente oltre a essere completamente alienante, perché stufa dopo un po', ma soprattutto non vi insegna nulla, nulla di nulla. Cioè, se il cervello non lo facciamo funzionare noi imparando a capire cosa va bene, quanto ne devo mangiare, come devo, fra quali fonti posso scegliere, come mi gestisco in magari in contesti come quando sono fuori, ristoranti, vacanze, ogni dieta sarà sempre un fallimento alla lunga, perché non imparate niente. Cioè, a sto punto tanto vale usare i prodotti, nel senso che è lo stesso principio, no? Vi dà tutto il nutrizionista col suo coupon e vi prepara tutti i pasti già fatti e non ci dovete neanche pensare. Questo è un po' un tema che non mi piace e quindi non fornirò probabilmente più i menu a nessuno a livello di menu settimanale. Comunque, tornando a noi, la monotonia appunto arriva un po' per questi menu settimanali, ovviamente, che sono allucinanti, un po' perché anche abbiamo l'idea di mangiare in realtà sempre quelle 5-6 cose. Perché? Perché non possiamo più mangiare la pasta, il pane, la frutta, i legumi e così via. E dunque si sembra sempre di mangiare il petto di pollo con l'insalata. In realtà questo ovviamente è un limite nostro mentale, nel senso che in realtà ci sono tantissimi alimenti proteici e a componente grassa e anche di verdure che sono keto compatibili. E ovviamente in base magari, specialmente per le verdure, alla stagionalità, possono variare questi e diventare sempre diversi. E dunque non fossilizziamoci mai solo su quelle 4-5 cose, perché certamente dopo un po' la cosa stufa, perlomeno. Poi ci sono persone più sensibili di altre, o per esempio nel mondo dello sport, atleti che mangiano più o meno gli stessi alimenti da anni senza lamentarsi, perché formalmente dell'atleta è fare di tutto per arrivare al massimo della performance, quindi certamente con un'altra mentalità si affrontano le diete. Invece per magari la persona più comune che non ha velleità agonistiche, il tema varietà è un pochino più difficile da gestire. E dunque la prima cosa è non fossilizzarsi troppo solo su quelle 4-5 cose, nel senso che dalla lista degli alimenti concessi magari si può andare a vedere anche di provare qualche altro alimento, qualche altra cottura di quell'alimento. Quindi anche qui, se apriamo lo spazio alla cucina, c'è davvero tantissimo, tantissimo da dire anche su questo. Ma anche se questo lo viene fatto già e non è sufficiente, cosa fare? Possiamo rivolgerci a quella che è la branca della cucina chetogenica e che è certamente una possibilità importante per chi ovviamente ha tempo di fare questa cosa, di dare una grande varietà e un grande gusto ovviamente anche al nostro menu chetogenico che ci stiamo costruendo. Ne ho parlato nel podcast 28 della stagione 2, quindi qualche episodio fa, un paio di mesi fa, proprio sulla cucina chetogenica, e quindi non entrerò in questo argomento nello specifico su come utilizzarla, ma certamente se il tempo lo consente, perché chiaramente fare delle ricette chetogeniche a volte può essere anche qualcosa di un pochino lungo,
è assolutamente una risorsa importante da usare per rompere questa percepita monotonia che certamente non aiuta nel vivere appieno e con gioia un programma alimentare di trasformazione come la dieta chetogenica. Quindi cucina chetogenica è la risposta alla monotonia. E la risposta alla monotonia è anche ovviamente l'organizzazione di pasti più vari, quindi con una spesa diversa, magari con delle cotture diverse, con degli abbinamenti diversi, è un qualcosa che va organizzato. Quindi la monotonia è per chi, la monotonia, il rompere la monotonia è per chi, diciamo, non ha una vita eccessivamente frenetica da non consentire nulla se non avere 10 minuti per cucinare e quindi fare effettivamente di necessità virtù. Quindi questo è certamente un tema che ampiamente bypassabile, e sembra una cavolata, ma un sacco di persone cedono per monotonia, cedono per questo tipo di problematica che effettivamente però è assolutamente bypassabile. Quindi se anche tu hai questo tipo di problema, quindi senti che la dieta chetogenica non ti mangi sempre le stesse cose, è monotona e così via, rivolgiti alla cucina chetogenica e al podcast numero 28 della seconda stagione, quindi di un paio di mesi fa, e soprattutto rivolgiti alla nostra Keto Chef, la nostra Patty Orias, che non solo modera egregiamente il nostro gruppo di vivere in chetogenica, ma è anche la nostra Keto Chef di riferimento, perché sforna costantemente tante ricette legate appunto alla dieta chetogenica e soprattutto anche approvate da me. Quindi il nostro punto di riferimento, e sarà anche presente in tutti i gruppi delle Keto Warrior che fra un paio di settimane inizieranno il loro programma di 3 mesi intensivo di cambiamento. Il secondo motivo che discutiamo oggi invece per l'abbandono della dieta chetogenica è il pesare gli alimenti. Anche qui tema che fa molto male in chi soprattutto viene affascinato dalla dieta chetogenica, perché riceve questa informazione sbagliata che dice: la dieta chetogenica basta pesare tutto quello che volete, mangiamo a sazietà, quindi non si pesa niente, andiamo a sazietà, basta che mangiamo tutto quello che è cheto e non mangiamo tutto quello che non è cheto. Quindi cosa è cheto? Alimenti a base di proteine e grassi principalmente. Cosa non è cheto? Tutto quello che contiene tanti carboidrati, pasta, pizza, dolci, pane, biscotti e così via. C'è un problema, che la dieta chetogenica non è una dieta low carb in generale, dove quindi si cercano di tenere i carboidrati bassi, anche lì le calorie contano, ma magari un pochino meno, abbiamo un po' più margine. La dieta chetogenica è una dieta dove non è solo una questione calorica, ma è una questione di proporzioni ben precise tra proteine, carboidrati e grassi, e queste devono essere assolutamente bilanciate. Perché? Perché se no o non si entra in chetosi o non abbiamo un efficiente metabolismo chetogenico, o semplicemente mangiamo troppo come in altre diete e quindi non abbiamo neanche lì l'effetto che vorremmo. E questa cosa chiaramente va gestita e va capita prima ancora che gestita, perché non si può fare una chetogenica fatta bene se non pesando gli alimenti e ovviamente ragionando su non solo su cosa mangiare o cosa no, ma anche sul quanto ne sto mangiando, ok? Dunque è molto importante ragionare e fare bene le cose anche con gli alimenti, per quanto possa essere, lo capisco, un impegno, possa essere qualcosa che richiede tempo, richiede attenzione, non sempre c'è questa attenzione, a volte sono fuori a cena come faccio e così via. Come si risolve questo problema? Allenando l'occhio. Quindi il pesare è certo qualcosa che dovremo fare, però non è richiesto sempre la maniacale cura del grammo, ok, di questo. Quindi una volta che noi andiamo a resettare un po' il nostro occhio in termini di quantità, quindi dopo, secondo me, dopo un paio di mesi, forse anche meno, di rotazione degli alimenti e di pesature di questi alimenti, in realtà quello che andiamo a fare è andare a capire, a interiorizzare anche i quantitativi, e questo ci mette nelle condizioni non solo magari di pesare sempre, quindi possiamo anche non farlo più così tutti i giorni, ma possiamo magari farlo una volta ogni 2, una volta ogni 3, una volta ogni 4, giusto per tenere monitorato se stiamo facendo abbastanza bene oppure no, ma soprattutto ci consente di lavorare ancora meglio in tutte quelle circostanze in cui non possiamo pesare perché non abbiamo diciamo gli strumenti a disposizione, no? Come per esempio al ristorante, in vacanza, da parenti, amici, quando siamo invitati da qualche parte, quindi dove appunto non c'è proprio la condizione pratica per fare questa cosa.
e dunque l'allenamento dell'occhio per me è un qualcosa di importantissimo e che chiedo di fare a tutti i nostri pazienti, perché questo li rende davvero indipendenti ma comunque precisi a sufficienza per fare un lavoro fatto bene. Anche di questo ho parlato in diverse tematiche del pesare gli alimenti, e ritengo pesare gli alimenti un qualcosa di certamente impegnativo, lo so che è impegnativo, ma che rende davvero questa dieta non solo molto più efficiente e produttiva, ma anche smaschera al massimo tutto il suo potere in termini di far funzionare bene questo metabolismo chetogenico. Senza questo tipo di attenzione stiamo facendo un po' le cose a metà, quindi stiamo perdendo una parte dei vantaggi che questa dieta può fornirci. Nei prossimi episodi andremo a vedere altri motivi per cui si potrebbe abbandonare la dieta e come superarli. Ti ricordo che se ti è piaciuto questo podcast di mettere le 5 stelline sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando, e mi raccomando, non mollarmi la dieta chetogenica per questi motivi adesso che sai come bypassarli. Ricordati inoltre di iscriverti al gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica, che conta ormai quasi 79.000 iscritti, e ricorda anche il webinar del 17 di ottobre, dove parleremo di dieta chetogenica e caduta di capelli, dove andremo ad affrontare questo tema in maniera estensiva e andremo a vedere quali sono le cause e i rimedi di questo tipo di problematiche che a volte con dieta chetogenica, non siamo ipocriti, possono succedere, ok? Un saluto dal doc, ci sentiamo al prossimo episodio.